Ciao amici gatti e amiche gatte! Avete mai visto il vostro gatto fare questa smorfia? Ecco, a me non viene particolarmente bene, però è tipica di molti animali. E di questa smorfia e dei feromoni ci parlerà in questo seminario la dottoressa Elena Borione, che è medico veterinario comportamentalista. Quindi a tutti voi buona visione! Oggi parleremo di feromoni. Il titolo Feromoni, i messaggeri invisibili dei gatti, quindi spero con questa presentazione di riuscire a spiegarvi intanto cosa sono, qual è lo scopo dei feromoni e perché vengono definiti come messaggeri. Quindi iniziamo con che cosa sono questi feromoni. I feromoni sono delle molecole che hanno la peculiarità di trasmettere dei segnali chimici, che sono in grado di modificare la fisiologia e/o il comportamento di un individuo, che sia ovviamente in grado di percepirli. Perché i feromoni sono specie specifici, quelli del gatto sono del gatto, quelli del cane sono del cane e via discorrendo. I feromoni rappresentano una forma di comunicazione molto antica, quindi si parla di comunicazioni, in effetti, quando parliamo di feromoni, una comunicazione, dicevamo, antica che è stata utilizzata, che è utilizzata sia nel mondo vegetale che in quello animale, quindi insetti, pesci, rettili, mammiferi, e tra questi soprattutto i carnivori hanno un maggior numero di strutture in grado di produrre questi feromoni. Bene, che cosa capita quindi? Come tipo di comunicazione capita che se l'orsetto Pooh va a rubare il miele nell'alveare, in un attimo si trova circondato da api. Perché succede questo? Perché le prime api che incontrano l'orsetto Pooh facilmente lo riconoscono come un problema, come un nemico, emettono quelli che sono feromoni di allarme, di allerta, che allertano in tempo zero. È un messaggio molto immediato, passa molto velocemente e ecco che vengono richiamate tutte le altre api e in un attimo il povero orsetto si trova circondato da una nuvola di insetti, eh? Questo capita all'orsetto Pooh, ma capita anche a noi se ci avviciniamo a un alveare. Quindi un messaggio utile in questo caso come difesa. Facciamo attenzione perché i feromoni non sono delle molecole odorifere, cioè non possiamo noi, esseri umani, percepirne l'odore. Non emettono quindi, non trasmettono messaggi di odore, ma sono proprio solo dei messaggi chimici. Tant'è, sono speciali, tant'è che vengono percepite in una parte molto precisa del cervello, che è una parte dove si originano e prendono forma le emozioni, il sistema limbico. E qui farei una piccola parentesi. Parlo di emozioni, quindi posso anche dirvi che i nostri gatti, esattamente come i nostri cani, esattamente come i nostri animali, hanno la capacità di provare emozioni. Lo sappiamo oggigiorno perché le stesse strutture che ha l'essere umano, le stesse strutture che generano le emozioni, ce l'hanno anche i nostri animali, quindi le emozioni di base le provano anche i nostri animali. I feromoni possono essere trasmessi attraverso l'aria, attraverso l'acqua, attraverso il suolo e attraverso i supporti solidi. Ma che ve lo dico a fare che vengono trasmessi anche sui supporti solidi? Noi in realtà che viviamo con i nostri gatti ce ne accorgiamo proprio per questa loro peculiarità, perché loro li depongono sugli oggetti di casa e poi vedremo come. Prima di andare oltre, una piccola parentesi su che cos'è il flemen. Il flemen è un'espressione facciale, come direbbe Dalla, con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, ed è un'espressione tipica e caratteristica non solo dei nostri gatti, ma di tanti animali. Qui ne abbiamo riprodotti alcuni, abbiamo il cavallo, ma gli equidi in generale, abbiamo il tapiro lassù, la tigre, la giraffa, il leone. E dicevamo un'espressione che viene prodotta dalla contrazione di alcuni muscoli facciali,
E gli animali hanno, manifestano questa, questa smorfia. Perché viene prodotta questa smorfia? Perché questo tipo di gestualità facilita il passaggio dei feromoni e fa sì che arrivino proprio in quel punto del cervello che abbiamo visto prima, cioè il sistema limbico. E questa invece è la faccia che assume il nostro gatto quando compie questa, quando assume questa espressione, questo flemen. E credo che vi sia capitato spesso di vedere il gatto annusare qualcosa e poi fermarsi un attimo con quella faccia, appunto, con la bocca semiaperta. In quel caso non sta odorando molecole odorifere, ma sta percependo i feromoni. I feromoni sono deposti su un deposti sono numerosissimi, tant'è che non sono ancora stati identificati tutti. I gatti hanno delle ghiandole che producono i feromoni, sono distribuite in diverse parti del corpo. Quelle che risultano più significative sono poste a livello delle guance, del mento, a livello delle zampe e della zona perianale. E noi oggi ne vedremo alcune di questi. I feromoni facciali sono sicuramente dei feromoni che rivestono una certa importanza, tant'è che in commercio sono disponibili alcune formulazioni di questi, che sono stati riprodotti, sono sintetizzati ovviamente. Abbiamo la porzione F2, che è quella legata al comportamento sessuale e quindi quella che viene emessa prima di una marcatura urinaria. Ieri abbiamo affrontato anche il discorso della comunicazione, quindi avevamo visto come in realtà c'è tutta una serie di aspetti che bisogna tenere presente quando un gatto comunica. Quindi abbiamo una trasmissione, una comunicazione feromonale, ma abbiamo anche una comunicazione visiva, per cui il comportamento della marcatura porta con sé anche tutta una sequenza che è data da una postura che il gatto assume, che è caratteristica, ma la sequenza di marcatura inizia proprio con la deposizione dei feromoni. Quindi quando il gatto si strofina su una particolare struttura e poi con fare provocatorio, in genere leggiamo noi, si gira e poi marca la struttura stessa, noi lo leggiamo come un dispetto. Mi ha anche guardato, aspettato lo guardassi e poi ha fatto. In realtà fa parte tutto di una sequenza. Quindi il messaggio deve arrivare chiaro, e c'è bisogno di marcarlo un attimino, scusate il gioco di parole, e sottolinearne l'importanza. La porzione F3 è quella che il gatto emette sugli oggetti, e quindi in casa abbiamo il gatto che si struscia sulle gambe delle sedie, sulle gambe dei tavoli, sul divano. E infine la porzione F4, che è quella che viene deposta sugli esseri viventi, membri della famiglia. Possono essere conspecifici, quindi altri gatti, oppure, se parliamo di famiglia allargata, possiamo essere anche noi o gli altri animali di casa, ovviamente. E poi abbiamo una componente che ci è un po' meno simpatica, che è quella che viene deposta a livello interdigitale, e quindi sono i feromoni interdigitali. Sono quelli che il gatto emette nel momento in cui si fa le unghie sul nostro amato divano. Anche qui l'importanza della postura che il gatto adotta nel momento in cui emette questo tipo di marcatura feromonale è una postura che ha un significato. In genere la marcatura, e quindi questo tipo di postura, porta il gatto a trovare, laddove preferisce deporle su superfici verticali, trovare dei supporti molto alti. Il gatto assume delle posture molto allungate, tende ad alzare le zampe in modo tale che ci sia anche un messaggio visivo molto chiaro, e poi lasciare dei segni che siano ben visibili. Nel fare ciò vengono emessi appunto questi feromoni. Anche la marcatura non può essere anche non emessa solo in verticale, ma anche in orizzontale, ma anche in quel caso avremo una postura un pochino enfatizzata.
Attenzione a resistere alla tentazione di ripulire tutti i segni che il nostro gatto lascia in casa, perché questo crea una certa destabilizzazione nel gatto stesso. Quindi, per quanto riguarda le marcature facciali, sebbene possiamo avere il divano in pelle che col passare del tempo assume delle colorazioni un pochino antipatiche o la gamba del tavolo che rimane un pochino segnata, cerchiamo di non ripulire, soprattutto usando dei detergenti molto forti, quello che è l'altezza dal gatto in giù. E anche per quanto riguarda le marcature visive, quindi graffi, che esteticamente possono darci un pochino di problemi, cerchiamo di venire un pochino incontro al gatto, cioè non cambiamo un divano tutte le volte che il gatto ci si fa le unghie, piuttosto procuriamogli delle strutture resistenti come i tiragraffi da collocare nei posti vicino a dove solitamente il gatto rovina i mobili, in modo tale che ci siano delle soluzioni alternative. Se il gatto ci rovina appunto il divano, non cambiamo copridivano ogni settimana. Questo perché nel momento in cui il gatto non trova più dei riferimenti nell'ambiente, la tendenza sarà quella di emetterne ancora e in presenza sempre più numerosa. Questo per cercare di trovare un pochino di stabilità emotiva. C'è che nel momento in cui il gatto decide scegliere determinate superfici dove emettere le marcature, ovviamente sceglie quelle nelle quali riesce ad affondare le unghie e dove può lasciare il segno. Le gambe del tavolo di metallo, non? Ed è anche il motivo per cui a volte noi troviamo delle soluzioni alternative che secondo noi sono valide, cioè in commercio ci sono tanti tipi di tiragraffi, ma non vuol dire che solo perché è un tiragraffi questo possa piacere al gatto. Il tiragraffi deve essere qualcosa di valido, cioè una struttura nella quale le unghie si infilano bene, lasciano il segno, perché se no non c'è la soddisfazione di, e soprattutto deve essere una struttura stabile. Quei tiragraffi che noi quando andiamo in negozio prendiamo e già arrivano tutti traballanti a casa, onestamente ci prova la prima volta il gatto, poi s'aggrappa, sente ballare e si dirotta direttamente sul divano. Il divano è sicuramente molto più stabile, quindi bisogna anche fornire delle alternative che siano un pochino valide. Certo, se si hanno quelle sedie impagliate o con la finta pelle, forse è il caso o si sacrificano, perché poi cioè, van bene anche così, ammettiamolo, non è che possono anche essere accettate così come sono, oppure si devono disseminare in per casa a dei punti. Allora, anche lì dipende. Allora, nel momento in cui in realtà tagliamo l'unghia al gatto, quindi le smussiamo, è un rimedio ovviamente temporaneo. Non vuol dire che il gatto non emetterà la marcatura. E tra l'altro può verificarsi un effetto paradosso, cioè il gatto ha l'unghia smussata, si avvicina all'oggetto di casa a noi molto caro, fa per emettere la marcatura, emette una marcatura che però non è così efficace, quindi quello che fa il gatto è cercare di essere maggiormente incisivo, lo faccio con più frequenza, quindi in realtà se ci pensiamo bene otteniamo l'effetto opposto. No, non voglio dire che non dovete tagliare le unghie ai gatti. Allora, al gatto che esce fuori, che quindi ha possibilità di accedere all'ambiente esterno, in genere si sconsiglia di tagliare le unghie, perché non può arrampicarsi. I gatti di casa, è anche vero che fanno comunque attività, salgono sui nostri ripiani, quindi non hanno bisogno di arrampicarsi così. Magari non emettono neanche con tutta questa incisività le marcature di tipo visivo, perché non ne sentono l'esigenza. In fondo vivo in casa mia, dove già ci sono i miei posti, dove già ho messo altro tipo di marcature, come quelle facciali. Quindi vado a smussare le unghie e non ho nessun problema. Oppure gatti che dopo che fanno questo tipo di attività, che subiscono questo tipo di attenzione di toiletta, incominciano a diventare dei graffiatori seriali. Dipende dai gatti. Sicuramente no, la deungulazione, cioè l'asportazione delle unghie,
pratica che ormai è vietata per legge da noi in Italia, ma che se andiamo all'estero possiamo ancora trovare. Quindi assolutamente questo sì che va a ledere quello che è il comportamento, incidere su quelli che sono anche gli aspetti psicologici, perché a quel punto il gatto non ha proprio più possibilità di esprimere un suo comportamento. Il gatto è molto sensibile a quelle che sono le variazioni non solo ambientali ma anche sociali, quindi in quel caso c'è stata una perturbazione, può darsi che la gattina sia particolarmente sensibile da questo punto di vista. In situazioni un pochino più soft, come dicevo prima, in commercio oggigiorno abbiamo la possibilità di avere delle frazioni feromonali di tipo sintetico, abbiamo sia la componente quella ambientale, non mi fate fare nomi ma avete capito di cosa sto parlando, e sia la componente quella di marcatura sociale, le due frazioni importanti le abbiamo, ma quindi quello nelle situazioni più soft, là dove c'è bisogno di un aiuto, può essere valida come soluzione, cioè forniamo noi un messaggio che il gatto non è stato capace di emettere, un po' come se lo fregassimo un po', a dire la verità. Non tutte le situazioni sono risolvibili con la feromonoterapia, cioè bisogna fare altre considerazioni, può darsi che nel suo caso sia necessario prendere in considerazione di contattare un esperto in comportamento, una figura professionale come la mia, un veterinario esperto in comportamento, che venga, faccia una valutazione di quella che è la situazione ambientale e sociale, per poi stabilire quello che è il giusto approccio per quel sistema familiare lì. Grazie dunque alla dottoressa Elena Borione per questo seminario molto interessante. La trovate anche nel gruppo Facebook di Micio Gatto, dove si è resa disponibile a rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo dunque nel gruppo e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Micio Gatto per non perdervi neanche un video sulla salute e il benessere del gatto. Un bacio a tutti, ciao amici gatti e amiche gatte!